Ciao ragazzi, benvenuti a quella che è il video sulla manutenzione, quindi il cambio dei pad per le Shure SRH 840. È veramente un cambio molto semplice. Ho già preparato le cuffie così da poterle cambiare almeno un pad e come al solito, voilà, non toglierlo, è assolutamente veloce. Per non dire velocissimo, si vede l'interno tra l'altro della cuffia con il driver da 40 mm. E adesso passiamo al rimettere il pad. Rimettere il pad, in questo caso c'è sempre questa linea, però rispetto ad altri video che abbiamo già fatto e avete magari già visto, in questo caso la zona è più ampia, quindi anche rimettere i pad diventa più semplice, perché effettivamente una volta voilà, i pad sono reinseriti esattamente in posizione e la cuffia è di nuovo pronta a suonare come prima. Ciao ciao!